due, uno. Una serata partecipata a quella di ieri sabato 10 ottobre con il pubblico disposto lungo i portici di Serravalle che, facendo il tifo per la propria squadra, ha assistito a un'edizione notturna dell'attesissimo Palio delle Botti. Come unica data nel 2020, i risultati di questa competizione varranno per il campionato del prossimo anno, che vedrà come tappa finale, sempre a ottobre, quella del comune di Refrontolo. Durante i giochi, lo slalom e il trasporto della botte, c'è stata qualche soddisfazione per Vittorio Veneto e per Refrontolo, le squadre locali. Uno, via! Allora facciamoci sentire! Pronti per il cambio? Partono gli uomini! Nella gara vera e propria, invece, le due squadre trevigiane hanno dovuto cedere il primato nel punteggio generale alla squadra di Maggiora, che ha vinto la classifica finale con 89 punti, seguita dal Refrontolo con 82 e da Vittorio Veneto con 76 punti. Svoltosi senza alcun intoppo, a parte il solito parcheggio fuori posto, l'evento rilancia al prossimo anno, quando, incrociando le dita, a Vittorio Veneto le squadre potranno tornare a stringersi la mano. Con la squadra del Vittorio Veneto, com'è andata la gara? Peccato per la partenza, siamo stati un po' sfortunati, però insomma. E com'è stato correre nelle vie del proprio paese? È emozionante, diverso da correre negli altri posti. Senti più la pressione. Pubblico per fortuna è stato tanto, ci aspettavamo un po' meno presenza, ma lo stesso sono venuti un po' dappertutto, non solo i nostri ma anche magari Refrontolo, i paesi qua vicino. E è stato caloroso, dai, nonostante fosse freddo questa sera, però ci ha scaldato in qualche maniera. E per il prossimo anno quali sono i vostri auspici? Allora, dal nostro punto di vista di ragazze, speriamo che si riproponga questa gara e insomma di fare sempre meglio. La vostra questa, non so di chi sia. Guardate, ricordo questa primavera post lockdown, mi sono sentito col presidente nazionale e gli ho detto solo una cosa: i pali verranno tutti rinviati e poi magari qualcuno verrà annullato. Io non vorrei nel mio albo d'oro aver scritto vincitore 2020 Covid-19 e posso dire che ce l'abbiamo fatta, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i pali rinviati e poi annullati. Noi lo avevamo programmato a fine giugno, siamo arrivati a programmarlo e a farlo, forse per il rotto della cuffia, perché non so se la prossima settimana avremmo potuto farlo. Ed è stata un'emozione grande riuscire a capire che in quel momento che ho chiesto alle squadre: ma voi venite? Sarebbero venute tutte. Poi qualcuno ha avuto difficoltà proprio anche per colpa del Covid, qualcuna oggettive difficoltà di periodo, perché ottobre non è sicuramente l'estate, però fare un palio con sei squadre in questo periodo, unico palio nell'anno, valevole oltretutto per la graduatoria del 2021, garantisco che è stata una grande emozione e una forte soddisfazione per me, che lo vivo in prima persona, perché se nasce il palio Vittorio Veneto 15 anni fa, l'idea è stata mia, anche se copiata, semplicemente trovando casualmente un poster in municipio dove lavoravo, dove c'erano due ragazzotti che spingevano una botte, e scoprire che quel manifesto era ben del 1924. E la concomitante partecipazione a qualcosa di simile in quel di Avio mi ha fatto partire con questa situazione. Se siamo arrivati a 15 anni vuol dire che tutto sommato le soddisfazioni sono grandi. Beh, per organizzare una manifestazione del genere le difficoltà sono sempre tante. In questo periodo sono
raddoppiate se non triplicate, perché la sanificazione, il controllo della temperatura, le distanze fra a parte delle squadre, ma fra le persone che assistono al palio, sono bisogna sempre essere controllarle. E quindi siamo soddisfatti di aver realizzato un ottimo palio, nonostante il periodo particolare, nonostante questo 2020 che ricorderemo senz'altro. I vittoriesi questa sera hanno potuto assistere, oltre alla gara, anche a un centro storico chiuso al traffico, e piano piano stanno ritornando a frequentare le piazze. Sì, i vittoriesi pian piano, merito della città innanzitutto, merito di tutti questi imprenditori senz'altro, questi commercianti, che stanno sempre di più col proprio lavoro abbellendo la città, sia Serravalle, ma poi andiamo anche al centro, poi verso il Duomo e le periferie. È un passo, è un cammino verso quello che sarà la Serravalle del futuro, in questo caso con l'apertura poi del traforo di Sant'Agusta. Questo diventerà veramente sempre di più un gioiellino per la città, e ci auguriamo che tutto questo possa partire senz'altro già con la prossima primavera estate. Beh, devo dare atto che l'organizzazione era ineccepibile, come è avvenuto nelle precedenti edizioni. Era sicuramente un po' più complicato per il rispetto delle regole, delle norme, però il messaggio che si è voluto dare era quello di non resa. È stato fatto con il calcio di stelle durante il periodo di agosto. Abbiamo voluto che il palio delle botti avesse validità 2020-2021, e ci ha fatto piacere che Vittorio Veneto abbia organizzato questa tappa. Ovviamente ci auguriamo che il prossimo anno sia più libero e consenta di poter celebrare tutte le tappe lungo la nostra penisola, e che si arrivi alla finale di Refrontolo con le tappe realizzate. Certamente, se Vittorio Veneto farà anche quella il prossimo anno, anche quella contribuirà, farà parte della graduatoria per il palio finale. Beh, come sempre Vittorio Veneto è città generosa e risponde a questi eventi qua, specialmente anche perché è conscia che i nostri organizzatori stanno facendo dei grossi sforzi e vanno tutti nella stessa direzione, ovvero sia cerchiamo di rinascere un pochettino dalle tristezze dei mesi scorsi, e questo è un seme che chissà frutterà molto di più nel 21. Covid permettendolo. Attenzione al sorpasso, allargarsi, scenderanno, gireranno a destra, adesso percorreranno tutta via Martiri.